Ciao a tutti e benvenuti ad un'altra partita su 7 giorni per morire. Siamo in modalità luna rossa tutti i giorni col punteggio aumentato a 24 e niente, il resto è tutto normale. Giù gettone si parte. Giù gettone si parte, signore e signori. Altro giro, tra l'altro mi ero lasciato il caricamento della partita a tipo un'ora nel gioco prima della partenza, quindi sarà giusto qualche secondo da aspettare e poi saremo subito in luna rossa, ragazzi. Qui intanto ci sono i vecchi suggerimenti. Dal prossimo aggiornamento non saranno più validi, ma pazienza, perché tanto ormai quel che fatto è fatto. Niente, eccoci qua. Mentre facevamo sta affare, ho preso tutte le risorse che avevamo nella base qua nel fienile. Ne ho traslato le munizioni qua dentro, almeno ci abbiamo tutto pronto, tutto vicino. Ho potenziato la base in ferro perché mi sono accorto che avevo tanti lingotti e poi mi sono messo a scavare e a far solo quello, tanto le munizioni ce le avevamo già. E niente, partiamo con 6.700 nemici uccisi, vediamo se sopravviviamo e quanti ne rimangono. Ah, tra l'altro ci abbiamo anche 3 punti che a sto punto in colori potremmo dare. Cosa stavamo potenziando? Qui è già tutto al massimo. Forza, il bastone del tuono al massimo. Possiamo potenziare questo, ma vabbè. Ormai facciamo così, ci spariamo le pasticche per la resistenza alle malattie, che almeno non ci dovrebbero avvelenare. Ci spariamo i recog, che aumenta i danni a distanza del 50%, quindi facciamo il doppio più male. E adesso ci spariamo anche gli elisir del nonno, che almeno guadagniamo un po' più di esperienza e magari livelliamo un po' di più. Ce ne facciamo 3, così ci abbiamo 18 minuti. Tanto mediamente la luna rossa dura quel tempo lì. Come munizioni, come vedete, di 9 mm ne abbiamo una caterba, ne abbiamo parecchie anche di 7,62 e un migliaio di pompa che confido che basteranno. Cioè, tra tutti ti dico, se non sfondano, poi male che vada ci abbiamo ancora tutte ste risorse qua, cioè anche colpi del bazooka. Qua devo ricordarmi poi magari la prossima volta di metterci un po' più di benzina, ma per altre 2 lune rosse dovrebbe bastare. Ho visto che di media ogni luna rossa ne consumiamo un'ottantina, quindi non abbiamo queste grosse spese per le lame rotanti. E niente, signori e signori, siamo qui riuniti e vediamo cosa succede, come va anche questa luna, se sopravviviamo oppure no. Se sopravviviamo, domani ci sarà ancora un episodio, perché ormai si va ad oltranza. Ogni giorno faremo una luna rossa. Guarda lì i panzerotti, G.E. Joe, sto giro arrivano più convinti.
tanto materiale per riparare, se rompono un po' di cose ce le abbiamo, quindi non è un grosso problema. Il problema è solo ed esclusivamente se rompono. Dovremmo reggere. Nel caso, se vediamo che questa qua va ancora bene e ci rimangono tante munizioni, ma dovrebbero rimanere. Possiamo vedere se nella prossima luna rossa aumentiamo ancora di più il numero di zombie per volta che arrivano, perché come vi dicevo adesso sono a 24. Il massimo mi sembra che sia 60. Di base è 8. Quindi si può ancora potenziare. Male che vada, al prossimo giro lo amplifichiamo ancora di più. Amplifichiamo ancora di più, così per rendere la luna rossa ancora più temibile e mortale. Verremo proprio invasi senza nessun momento di tregua. Qua ci abbiamo la signora. Beh, in effetti comunque si accumulano facilmente le signore, i nostri amici qua. Tanto, come avevo detto, tra casa e là di colpi ne abbiamo una marea, quindi non stiamo a elemosinare proiettili di sicuro. Anche perché i G.I. Joe, come vedete, sono belli tostini, non è che muoiono subito. Cioè, e che abbiamo anche i bonus dei danni, quindi stanno arrivando molti salterini che in effetti rompono un po' gli zebedei, perché sono bassini e non li riusciamo a colpire. Però noi se facciamo così magari li prendiamo, esatto, andiamo in modalità furtiva, così facciamo anche molti più danni. A parte che presumo che ci abbiano visto, perché questo come fa a non morire me lo devono spiegare, che era letteralmente di fronte a noi. Miriamo alle teste, facciamo man bassa. Comunque, signori, arrivano insistenti, è implacabile. No. Per il momento stiamo riuscendo a gestire, direi, più che egregiamente tutta la faccenda. Adesso sento un po' pochi rumori. Andiamo in modalità risparmio energetico, facciamo così. Più colpi, più precisi. Mirando magari alla testolina. Ok, non sentivo un grugnito strano, non volevo vedere che magari ci fosse qualche cane. Ecco. Quindi okay. Li sentivo gli urli. I cani sono fetentissimi in sto gioco, gli zombie cani sono una cosa veramente fastidiosa. Panzerotti, ecco, quelli lì forse sarebbe meglio sedarli prima che facciano le loro sputacchiate.
Quello lì non lo riusciamo ad abbattere perché c'è talmente tanta gente davanti che... Stava facendo il ballo del qua qua. Quanti panzerotti! Un attimo una svoltita, tanto che ripariamo questo. Ricarichiamo. Questo qua c'ha di buono che spara tanti colpi, però è un po' lentino nella ricarica. L'unica pecca è quella, però. Mamma mia, ragazzi, sono belli, belli reattivi. Abbiamo Jack lo squartatore, Jack sventrapapere. C'è il panzerotto non andare via lì che ogni tanto tira le sputacchiate. Vediamo se com'è lì. No, il telaio regge. Magari li lasciamo lì appunto proprio per riparare. Qua facciamo un po' di pulizia che iniziano ad essere un po' tanti gli amici qua. Riparare, abbiamo riparato. Pompaziamo, diamo un attimo di pulizia. Tanto mangiamo. Comunque iniziano ad essere molto più numerosi. Anche i panzerotti non scherzano. Che sputacchiano. Abbiamo un attimo di tra... di... sì, di trance. Di tranquillità, ripariamo il tutto. Quale signore, visto che sono tante, numerose, facciamo col pompa così che si sfoltiscono bene. Iniziano ad arrivare anche i primi verdini. Ed è solo l'una, ma non disperate. Guardate lì che posa dinamica, il cagnolino. Tutti che sbavano per averci. Ma nessuno ci avrà, o almeno questa è la speranza. Lama rotante anche di sotto. È rotto. Iniziano ad essere molto numerosi, ma va bene così, rendono il tutto più frizzante, signore e signori, tutto più frizzante.
direi di andarci un po' più soft, un po' di precisione. Facciamo così, ne prendiamo fuori tre con una scarica, te. Tac, one shot, one kill. Dove sopravvissuto? Le signorine, le professioniste. Hai sete. Tira la coda al prete, sei sete. Aspetta, facciamo sapere. Succo di yucca. Tanto, le lame, guardate lì come fanno il loro sporco lavoro. Per i piccioni che... Comunque ne stanno arrivando, signori. Eravamo 6700, mi sembra. Secondo me già un centinaio l'abbiamo ucciso. Forse anche di più di 100, perché... Di colpi ne abbiamo sparati un mucchio. Anche perché il mitrino qua è già... l'abbiamo riparato una volta. Siamo già quasi al secondo riparo. Anche perché... Ah lì, mix di corvo. La signora qua non molla, ci vuole a tutti i costi. Questo è un po' alto, non ci passa, difatti la testa proprio la perdo. Le tre, che si è già finito. Non c'è più nessuno. Come ci sei arrivato? Oh, non so come mai sono più corte del solito. Sembrerebbe che sia finito tutto. Ripariamo. Qua facciamo i colpi. Di fucile a pompa ne abbiamo usati un bel po', anche di 9 mm, ma... Va bene, siamo arrivati a 7200, quindi 500 più o meno, 560. Non male, ma adesso vediamo un attimo com'è la situazione. C'è tanto da riparare, ma non credo, a parte la porta qua che c'era... Signora che bussava. Qua dietro ha picchiato parecchio. Vabbè, niente di che, eh. Cioè, con un paio di... Vabbè, qui siamo stati più noi che loro, ma... Sono solo dettagli. Comunque, niente di grave. La pala rotante... un po' malconcia, ma niente di che. Hop, ragazzi, la base direi che sta continuando a reggere più che egregiamente. Qua dietro si sono focalizzati, si vede che uno o due si sono piantati qua dietro. Allora, la signora come ha fatto a salire lo sa solo lei. Va bene, niente signori,
Anche questa luna rossa è passata. Ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora, per vedere come va la prossima. Prossimo giro. Intanto stiamo continuando a mietere vittime. Se questa serie vi sta piacendo, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. E alla prossima. Ciao a tutti!